Sono Arturo De Luca, psicologo transpersonale. Il viaggio nel mondo del transpersonale è un viaggio attraverso la parte più profonda di noi stessi. Il viaggio nel dionisiaco che io propongo con questo lavoro innovativo della psicologia transpersonale vuole essere proprio un viaggio di trasformazione. La terapia che propongo e che si ispira, come ho già detto, al modello transpersonale, trova ispirazione in una mia ricerca ultraventennale nel grande ciclo degli affreschi di Pompei, nella Villa dei Misteri. L'intero ciclo degli affreschi non è solamente, come continua ad essere presentato, una stupenda creazione dello spirito romano e greco ispirato ai misteri dionisiaci. È qualcosa in più, è anche una matrice di riscoperta del dionisiaco attraverso una forma sciamanica, perché i riti segreti di Dioniso, che erano proprio per questo dei misteri, volevano proporre anche una riscoperta dell'archetipo universale della morte e rinascita, della trasformazione, che trovava poi singolare raffigurazione ed espressione nella figura, nell'archetipo di Dioniso. Il ciclo degli affreschi si può compendiare in 9 stazioni e 9 fasi di un unico percorso. Il lavoro che offro all'interno di questo modello terapeutico, che ho elaborato già negli anni 70 e 80, è un lavoro sul corporeo, ma soprattutto sul livello energetico e psicologico profondo, e riguarda sia l'opportunità di un percorso di crescita, di autoconoscenza, di messa a fuoco soprattutto di quello che è l'intento della vita, scoprire la propria vocazione, perché il dionisiaco vuole essere soprattutto questo. Il ritorno alla naturalità che caratterizza questa terapia può essere un elemento ispiratore per molti di voi che vogliono riscoprire se stessi all'interno dell'uomo natura, all'interno del contatto diretto con gli elementi, con il proprio sé. Altre indicazioni sono quelle terapeutiche anche più comuni, che vanno da stati ansiosi o stati fobico-ossessivi, la depressione in tutte le sue configurazioni, che al di là delle terapie comuni e che ritengo anche abbastanza lunghe, per non dire costose, questi tipi di sofferenza umana trovano molto più possibilità di risoluzione all'interno di un modello aperto al naturale e soprattutto alla riscoperta della propria interiorità e profondità.